Oggi vi presentiamo, abbiamo un guest of honor, uno dei nostri maker che ci racconta un poco del suo progetto, ma nello specifico non è un progetto semplice perché è una tesi di laurea, giusto? Allora, io sono una studentessa di architettura e la mia tesi di laurea riguarda la stampa 3D per gli edifici in grande scala, quindi scala 1 a 1, e quindi sono venuta qua in Fab Lab da voi per capire come funziona una stampante 3D innanzitutto e capire quali sono i limiti di materiali viscosi come può essere l'argilla a differenza di un filamento in plastica. E vi raccontiamo nel dettaglio come funziona tutto quanto adesso. Quindi, intanto, alla tua destra che cosa c'è? C'è una stampante che... Nasceva così? No. Ok. Che ha un movimento che ci viene più adatto per questo tipo di conversione rispetto a quelle XY normali? Diciamo di sì, più che altro avevamo scelto questa perché le stampanti a grande scala hanno una tecnologia simile a questa. È della WASP. Questa... E loro si occupano anche di argilla, no? Sì, loro stampano, hanno delle grandi stampanti di argilla che stampano principalmente vasi o comunque strutture per anche esterno. Ok, quindi lei partiva da normale stampante Delta per filamento plastico e è stata modificata subito con questo sistema? C'è stati dei passaggi? Come? Raccontaci. Allora, no, all'inizio non avevamo tutta questa struttura che lavora con l'aria compressa, ma avevamo una sorta di pistone che veniva spinto tramite una rotazione. Però abbiamo avuto, diciamo, qualche problema perché non riuscivamo ad avere un materiale stabile all'interno di questo siringone e quindi abbiamo provato a prendere l'aria, a utilizzare l'aria compressa e ci siamo accorti che in qualche modo funziona meglio. Ci sono queste due valvole, noi ne abbiamo messe due per controllare meglio la pressione in entrata, ma si può mettere anche una valvola sola. Avete il tubo blu, gli arriva l'aria dal compressore che sta là sotto e me la mette dentro il mio siringone. Ok, e l'argilla passa attraverso il nostro tubo e arriva all'estrusore come al solito. Di che tipo di pressioni parliamo circa? Perché poi dipenderà da quanta acqua c'è e anche dalla tipologia di argilla, però circa siamo dai 3 ai 6 bar. Ok, perfetto. Molto variabile in base anche a com'è l'impasto, perché ovviamente facendolo a mano. Allora, sono delle argille che vengono venute proprio per stampanti 3D. La stessa WASP le utilizza. Abbiamo deciso di, diciamo, diluire l'argilla con dell'alcol, perché l'alcol si asciuga molto più velocemente, cioè evapora. Quindi nel momento in cui stiamo stampando, il materiale, diciamo, si asciuga più velocemente. E quindi già i primi strati danno una resistenza maggiore per gli strati successivi. Ok, perché lei ovviamente, come al solito, costruisce strato su strato, quindi se quello inferiore è troppo morbido, casca e collassa tutto. L'impasto deve essere abbastanza cremoso, quasi come la Nutella. Cosa importante dal mio punto di vista, inserisco tutto il materiale e faccio un po', diciamo, fuoriuscire del materiale che sta qua alla base, che solitamente ha sempre un po' di la maggior parte delle bolle. L'aria compressa intanto mi spreme giù questo, diciamo, questo salvagentino in nero e quindi anche un po' l'aria tende a uscire e quindi sono abbastanza sicura che qua dentro non ci siano bolle. Allora, come si chiama questo software che io non ho mai usato e probabilmente non userò mai nella mia vita? Si chiama Rhino. Sì, è molto utilizzato dai designer perché è facile modellare. Quindi noi usciamo da Rhino con che tipo di file? Un file 3D? In che formato? In STL. Ok. Perfetto, che già piace al nostro software per convertirlo poi nella stampa 3D. Qui, aspetta, nuovo software. Sì. Questo lo conosciamo già di più in ambito di stampa 3D, l'abbiamo già visto tutti. Sì, utilizzo Cura. Io sono partita dicendogli il tipo di stampante. Certo, per le geometrie, quello. E poi gli ho detto il mio impasto e tutti i miei, diciamo, valori per estrudere con questo estrusore e con la ceramica. Quindi settaggio della stampante. Che tipo di superficie è questo? Un compensato mi pare, no? Però un compensato marino. Perché se usavamo un compensato normale tendeva a imbarcarsi un po',
e magari faceva proprio crepare l'oggetto stampato. L'oggetto si stacca subito? No, aspetto un po'. Giusto che sia meno fragile, meno... Sì, quando, non troppo, perché sennò si asciuga, però dopo un po', quando vedo che comunque ha già iniziato un po' ad asciugarsi, soprattutto alla base, lo tolgo. Partite il compressore. Ok. Poi io questa parte, questi due layer qua li andrò a togliere, ovviamente. Quindi tu agisci sulla manopola in modo da mantenerlo sempre all'incirca su 4. Sì, 3-4 per questo impasto qua. Per questo impasto con questa umidità che abbiamo oggi. Sì, prima l'ho abbandonato un momento, è sceso a zero e non lo stampavo più. Quindi non è una cosa che prendi, te ne vai e ti fai fare il caffè, torni, no, pratica. No. Ok, quindi quanto tempo non possiamo farci il caffè? Restiamo qua adesso? Circa, circa una ventina di minuti. Ok, va bene. Allora, caffè fra 20 minuti. Ma all'incirca con tutta quella siringa ne facciamo un bel po' di questi oggetti? Di queste dimensioni sì, ne faremo circa 5-6. Quindi siamo partiti facendo i vasi per capire soprattutto come funzionasse la stampa con la ceramica, quali fossero l'impasto, come gestirlo e via dicendo. Una volta imparato la gestione di quello, sei passata a queste forme più estreme con i vari angoli per testare i limiti proprio di questo tipo di stampa, ma noi a cosa puntiamo? Qual è il nostro progetto in grande successivo per cui questo è il primo step? Beh, sicuramente il mio obiettivo è trovare delle forme che siano applicabili a grande scala. Grande tipo? Edificio, quindi. Grande edificio? Grande può essere tante cose, può essere anche la cuccia del cane. Noi invece vogliamo una casa, vogliamo noi. Okay. Vogliamo un edificio, scala 1 a 1, quindi dove le persone entrano, per una porta possibilmente. Forse. Quindi delle strutture, per quanto riguarda il mio progetto di tesi, da inserire nella parte... centrale dell'Africa, quindi a sostegno diciamo di popolazioni in difficoltà, anche perché effettivamente nel momento in cui uno possiede una stampante 3D enorme, certo che può smantellare e spostare nel posto dove c'è necessità, la stampa comunque abbastanza veloce, è autonoma, non ha bisogno di tantissima manodopera. E oltretutto le nuove tecnologie stanno sempre più andando verso l'utilizzo di materiali locali. Ma rispetto a quello che può essere una, chiamiamola capanna per un termine generico, standard che può fare una persona, quali sono i lati positivi di farlo in stampa 3D? Beh, allora, innanzitutto che non abbiamo bisogno di manodopera umana. Certo. Il macchinario può lavorare 24 ore su 24 e farne... Quante 7 giorni su 7? Assolutamente. Secondo degli studi fatti da alcune case produttrici, questi infill tra la parete esterna e la parete interna, oltre ovviamente a contenere tutti gli impianti, eccetera, hanno la luce, tutto quanto, hanno anche prestazioni energetiche molto buone. Ah, quindi isolano? Sì. Bello. Siamo quasi in cima, intanto. Stiamo pensando di chiuderlo. Forno per ceramica con il suo interno in mattoni refrattari. Qua si può programmare i vari cicli. Fino a che temperatura arriva lui? 1003 gradi. Perfetto. Noi abbiamo fatto diversi cicli per testare anche, perché ovviamente il tipo di cottura cambia anche il colore finale dell'oggetto, oltre in base ovviamente anche le sue caratteristiche, immagino, infatti, poi di tenuta e di resistenza. Solitamente ne facciamo un ciclo biscottato, ok, e poi facciamo un ciclo di vetrificazione. Tra i due, volendo, si può colorare l'oggetto. Però vedo un sacco di forme che non sarebbe possibile fare altrimenti. Perché mentre questo lo potrei fare anche con un tornio da ceramica e con un po' di attenzione anche questo, però cose come queste, vabbè, chiaro, non è possibile in nessuna maniera di poterle fare. Tra l'altro qua davanti, giusto perché ci piace essere nerd, abbiamo un frattale, un Sierpinski,
stampato da una parte con la stampante 3D col filamento in plastica e fatto con invece l'argilla e colorato con un raku. Qua parliamo di porcellana cotta con una cottura a biscotto, invece qua parliamo di gres sempre con una cottura, diciamo, a biscotto. Proprio il rumore è diverso. Qui abbiamo usato due ugelli diversi, si vede chiaramente, proprio inclinarli che si veda bene la sezione. Qui un ugello molto molto più largo, che fa uscire molto più materiale, mentre qua è molto più sottile. Siamo arrivati al momento clou della giornata, dopo una giornata di duro lavoro, adesso si pulisce tutto. Quindi, approfittando del fatto che io sono qui bella pulita e asciutta mentre tu ti stai bagnando, guardiamo tutti quanti i pezzi, che cosa sono e come funzionano, così nel frattempo che li puliamo li conosciamo un attimo. Quello lì di metallo che hai appena pulito per benino, quello è il nozzle, giusto? E ne abbiamo provati parecchi, questo è quello che abbiamo usato oggi. Ok, che ha una dimensione abbastanza, abbastanza piccola come forma dell'ugello. Sì, di 2.5. Poi cosa abbiamo lì nel lavandino ancora? Questa è la siringona di prima. Questo... Che ce ne varie, no? Per cui puoi anche riempirne varie e averli già pronti da attaccare volendo. Questo invece è il tappino che viene spinto giù dall'aria compressa. E poi abbiamo ovviamente il tubo, che è di gomma anche lui, in modo da, che è quello che porta il materiale all'estrusore. Ok, e poi c'è i due pezzi forti ancora. Questo è il pezzo delicato, giusto? Sì, perché qua abbiamo il motore, quindi bisogna fare anche attenzione che l'acqua non entri. Quindi quello è un motore passo passo che si può regolare con molta precisione nelle sue rotazioni. Questa spinge il materiale. A me sembra una vite, ma la vite è proprio quella da legno, sembra. Sì, è una vite che praticamente spinge il materiale verso l'ugello. Qua entra il tubo, quello che hai pulito prima. Qua sotto esce appunto l'argilla con l'ugello. Verso l'ugello. E qui abbiamo sta valvola di sfogo per sicurezza, in modo che in caso di drammi non ci esploda in faccia tutto. Ok, è andato sempre tutto liscio o c'è macchie di argilla per tutto quanto il fablab? Non solo per il fablab, ma anche sui nostri vestiti. A voglia. E sui capelli. Perché ogni tanto le cose esplodono. Che pressione abbiamo di solito circa nell'ordine di? Cambia. Varia molto. Cambia. Circa! Guarda, sembra Batman. Di no! Questo software non saprei neanche da dove farlo partire sul computer, cos'è? Rhino. Terribilmente complesso? No, perché? No, figurati te. Ma io sveglio. Ma perché tu fai che non me l'hai mica detto ancora? Tu che cosa studi? Ma mi sono messa in seria! E lo sguardo del coniglio davanti al tir. Questo è il video proper. Va bene.